안녕하세요. 이태리디온입니다. 오늘 소개드릴 라 포레스타 성지는 그레초, 포초 부스톤의 폰테콜롬보와 더불어 리에티에 위치한 4개의 프란치스칸 성지 중의 하나입니다. 프란치스코 성인께서는 1225년 여름부터 가을까지 성 파비아노께 봉헌된 성당이 있는 이곳에서 약 4개월 동안 지내셨다고 합니다. 이 성지에는 전해 내려오는 기적 이야기가 있는데요. 이곳 파비아노 성당을 관리하던 사제에게는 작은 포도밭이 있었는데, 프란치스코 성인을 뵙겠다고 찾아온 많은 사람들이 배가 고파서 그 포도밭에 있는 포도들을 따먹었다고 합니다. 화가 난그 사제가 프란치스코 성인께 이 일을 얘기했을 때, 프란치스코 성인께서는 포도송이 몇 개를 가지고 오게 시켜서 그것을 짰더니 많은 포도주가 나왔다는 기적입니다. 아, questa si chiama Domus. Esatto, Ah, questa è questo. proprio la sala Domus. Ah, Esatto. così piccolo. Eh sì, Ah. sopra c'è un'altra stanza sopra dove dormivano probabilmente. E qua c'era una cucina e con quello lì, con quel focolare lì scaldavano da mangiare e scaldavano anche la stanza. Con quel focolare lì. Eh sì, non è infatti più o meno nella vita nostra un po', perché noi viviamo qua, non usciamo, noi stiamo qui sempre, finché non abbiamo finito il nostro percorso, magari oggi siamo qua, facciamo dopo un altro 6 mesi in un'altra comunità, un altro anno in un'altra comunità, finché insomma siamo pronti e possiamo tornare a casa a illuminare il mondo, diciamo così, per modo di dire. Bello. Ecco qua, questa è la visuale più bella di tutte. Ovviamente. Proprio cantico scritto in lingua originale, quella che hanno fatto gli amici ragazzi della comunità. Praticamente, ti faccio vedere, lui ha dormito
pregato e meditato qua dentro per 4 mesi, esattamente là, in quel buco lì. Adesso puoi entrare da solo perché sennò non ci stiamo. Lì ha dormito, pregato e meditato e ha avuto l'ispirazione del cantico delle creature lì dentro. E ha avuto ispirato. Sì, è stato scritto poi successivamente. Sapevo che ha scritto a Assisi, San Sì, Damiano. era San Damiano, a Assisi, l'ha dettato a Frate Leone, perché lui era cieco. Lui è andato via da qua, è andato a Fonte Colombo per operarsi agli occhi. Ecco, in quell'operazione lui è diventato cieco. Quindi non l'ha scritto lui il cantico, lui l'ha pensato, però l'ha fatto scrivere a Frate Leone qualche mese dopo a San Damiano, a Assisi. Una cosa del genere, almeno così mi hanno spiegato. Sì, è un po' complicato, però non l'ha scritto lui, ma l'ha fatto lui, ecco. Lui l'ha solo dettato perché non vedeva e non poteva Ah, scrivere. certo, E ragioni. qua dentro ha composto quasi tutto il cantico delle creature. È un posto molto importante, quindi. Qua, da qui vengono da tutte le parti del mondo. Centinaia, migliaia di persone ogni anno vengono da tutto il mondo. Comunque andava lui, c'era una spaccatura nella roccia, dentro una roccia lui stava, dormiva, che si chiama speco di solito. Lui andava qui dentro perché pensava di, lui vedeva Cristo, quando vedeva la roccia lui vedeva Gesù Cristo. Per lui la roccia era Cristo, la forza, la potenza della roccia. Invece nelle spaccature, nei buchi nella roccia, lui vedeva le ferite che aveva Gesù Cristo quando era in croce prima di morire. Quindi lui quando entrava qua dentro ogni volta pensava nella sua testa di entrare dentro il corpo di Cristo, dentro le ferite, ed aiutarlo insomma nel suo dolore che è stato di quell'epoca là. Si sentiva al massimo contatto con lui. E ha scritto questo cantico qua, fino a qui, questa parte Sì. qui fino a qua, l'ha composta qua dentro. Poi questa l'ha fatta un po' di tempo dopo, quando non stava molto bene, e questi due li ha fatti prima di morire. E poi l'ha dettato poco prima di morire, perché non stava proprio male, sentiva che se ne stava andando, e poi l'ha dettato a Frate Leone che l'ha scritto. E questa è la prima poesia della letteratura italiana, che è stata decretata, in assoluto. Sono molto lieto. Ecco, no, sono contento perché ho visto che ci tenevi molto, cioè insomma mi dispiace che una persona venga qui, magari non può più venire.